Dunque, una famiglia di un... era sterratore mio padre, Sterratore. sterratore, cioè lavorava nelle bonifiche sostanzialmente. La mamma era figlia di famiglia di mezzadri, nasco a Concordia nel 42, quindi una famiglia metà contadina, metà operaia, con un padre molto spesso disoccupato, quindi famiglia povera, che però aveva tradizioni familiari di sinistra, di antifascismo e di sinistra. Un mio zio era stato fondatore del Partito Socialista a Portogruaro, era stato sindaco nel 1919 e poi più volte incarcerato durante il fascismo, ovviamente, e poi sindaco ininterrottamente per 12 anni, dal primo dopoguerra fino a in poi, insomma, fino al 52, mi pare, a Concordia Sagittaria, si chiamava Guglielmo Bellomo. Lo cito perché questo contesto familiare, soprattutto la guida di l'esempio di questo personaggio autodidatta, ma molto autorevole, fondatore della Camera del Lavoro, del Partito Socialista e poi del Partito Comunista del territorio, hanno inciso fortemente nella mia formazione. E alla quale peraltro ha concorso negli anni in cui ero adolescente, studiavo al liceo, e la presenza, l'amicizia è diventata molto, molto importante, anzi una guida politica, politico-spirituale, poi di Aldo Campanogara, partigiano, rientrato nel Portoguarese, dirigente della zona del Partito Comunista, di cui io ero, diciamo così, l'allievo prediletto, e ho imparato a fare politica, diciamo, con lui. Devo dire che dall'età di 10 anni io vivevo, non più a Concordia Sagittaria, ma a Portogruaro. I miei genitori gestivano una osteria, un bar, che si chiamava Il Cremlino, questo era il nome, perché in realtà, fino a che poi il partito non si diede una propria sede, che peraltro organizza io la costruzione, il finanziamento, ma in realtà la sede del Partito Comunista era a casa mia, era al Cremlino, insomma nelle stanze interne del bar di casa mia. E quindi, diciamo così, ho digerito, masticato politica, la sinistra, il Partito Comunista, il sindacato, fin da giovanissimo. Tant'è che all'età di 26 anni mi ero da poco laureato e avevo appena, e non avevo ancora fatto il servizio militare. Nelle elezioni del 1968 fui il più giovane candidato alla Camera dei Deputati. Mi ricordo che il primo evento pubblico di cui fui protagonista fu un comizio dal poggiolo molto alto del comune di Portogruaro con Alessandro Natta, che allora non era segretario, ma era un importante dirigente del partito, candidato anche qui sul nostro territorio, e risultai il primo dei non eletti in quel contorno. Diciamo così, comincia allora, quindi nelle conversazioni. Posso? Ha una storia familiare molto interessante, quindi volevo. Questo zio sindaco era da parte materna, Parte materna. quindi era una famiglia socialista e Era una famiglia. antifascista da parte materna, e Esattamente. da parte paterna invece. Papà lo stesso era capocellula, allora esistevano le sezioni, ma esistevano anche le cellule e la mia piccola casa, che era costituita da una stanza grande come questa, che era la cucina, e da una camera grande come questa dove vivevamo in quattro, naturalmente dormivamo in quattro, però ogni tanto alla sera, io mi ricordo, avevo 8, 9 anni, 10 anni, si svolgevano ogni tanto alla sera le riunioni di cellula, arrivava qualcuno da Venezia, si facevano le riunioni di cellula. Quindi c'era una matrice, diciamo così, di sinistra comunista, sia da parte paterna che da parte materna, ma più caratterizzata per la presenza di questa personalità intelligente, colta, autodidatta, ma colto, che era lo zio Guglielmo. Io poi avevo un altro zio, fratello di mio padre, che era un fuoriuscito antifascista nel 1925, è dovuto scappare in Francia,
era senza figli, è andato a Parigi ed è rimasto a Parigi, dove è morto a Parigi, e tornava ogni anno, non alle vacanze, non a Natale, tornava il primo di maggio. E considerava, come dire, la vera celebrazione, aveva conosciuto lì nell'immigrazione francese a Parigi, aveva conosciuto Saragat, aveva conosciuto Nenni, ma era un comunista naturalmente, e quindi anche di lui era il nipote preferito, privilegiato, perché più importante, perché aveva, come dire, preso l'eredità e aveva dato una continuazione al loro impegno politico che non avevano esercitato se non alle dimensioni, così, insomma, uno in Francia e uno a Concordia facendo il sindaco. Erano, come dire, le vicende successive alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale, alla Resistenza, alla Repubblica, ed era molto legata alle battaglie sindacali per l'occupazione delle terre, e qui alla condizione operaia e della disoccupazione. L'esperienza è cominciata con questo zio autodidatta che trasmetteva anche, come dire, contenuti culturali, con Aldo Camponogara. Una libreria ho cominciato a costruirla io a partire dal ginnasio, quando ho cominciato il ginnasio. E i miei risparmi sono andati lì, oggi ho una libreria, di una biblioteca di circa 5.000-6.000 libri, proprio ieri sera lo stavo sistemando, e sono il risultato del lavoro, come dire, di raccolta, di letture, di documentazione che ho fatto io. La mia famiglia aveva le terze elementari, insomma, mia mamma aveva le terze elementari, mio papà aveva le terze elementari, questi erano i livelli di allora, insomma, cioè Concordia era un paese di tanta miseria, e noi eravamo parte di questo panorama sociale. Ma nel caso di Aldo Camponogara c'era un insegnamento che poi è durato tutta la vita, insomma, è tuttora emotivo della mia gratitudine nei suoi confronti, e era, come dire, la gratuità del suo impegno e il rigore, la serietà morale con cui svolgeva questo suo impegno. Poi colpiva molto il fatto che, pur provenendo Aldo Camponogara da una famiglia che gli aveva consentito di laurearsi in legge, avesse scelto di lasciare le comodità familiari di una famiglia anche benestante per andare a fare il partigiano, poi tornato dalla lotta partigiana, che tutto sommato la cosa poteva anche trovare una sua ordinaria giustificazione, avesse scelto di fare il funzionario di partito, quindi si è allontanato da Porto Gruaro, è andato a Venezia, ha fatto una vita di sacrifici. Ecco, questa dedizione alla causa, come si diceva allora, che rappresentava agli occhi di un ragazzino, insomma, che stava crescendo, la sublimazione di una visione etica della vita, dell'esistenza, insomma, no? Cioè in cui anche gli interessi personali, anche l'identità della persona in quanto tale si annegava nel contesto di un sistema di valori, di ideali, insomma. Io mi ricordo che di tutto questo ero fortemente impressionato, e cioè, e mi pareva che l'adesione al partito in qualche modo configurasse questa prospettiva, insomma, no? Cioè un modo per realizzare le proprie idealità fuori dalla visione personalistica e individualistica.